Ragazzi, non faccio nessuno saluto, nessun invito a fare like, views. Se lasciate sono contento, ragazzi, ma Juventus-Milan, ragazzi, che partita è stata, ragazzi? Che partita è stata, ragazzi? La partita, ragazzi, imbarazzante, soporifera, ma da entrambe le parti, ragazzi. Entrambe le parti. Ci sarebbe da chiudere qui il video. 28 secondi, 30 secondi di video, basta, ma nel senso che niente, ragazzi, eravamo venuti dal 10 punti, i nuovi 10 punti di penalizzazione. Erano rimaste tre partite, Empoli, Milan, Udinese. Tre partite che si potevano tutte e tre vincere, perché con l'Empoli, ragazzi, mai salva, la Juventus comunque deve vincere. Il Milan ultimamente era in caduta libera, la potevi battere tranquillamente, bastava 1-0. E poi l'Udinese si poteva battere con questi 9 punti. Questi 9 punti, ragazzi, questi 9 punti. Eravamo in Champions. Poi lasciamo perdere che non ci vogliono in Champions, che poi forse ultimamente ci mandavano via, ci facevano altri punti di penalizzazione. Ma con queste tre partite facciamo vedere noi che anche con la penalizzazione potevamo arrivare in Champions. E noi cosa abbiamo fatto? Empoli perso 4-1, partita veramente di merda. Juventus Milan 0-1, partita bruttissima da entrambe le parti. Loro hanno avuto le stesse occasioni nostre, se non forse di meno. Una occasione nitida comunque per il Milan e l'ha buttata dentro. Giroud salta di testa all'indietro, quindi tutto scoordinato tra tre difensori. Tutti e tre difensori sono stati uccellati e ha messo non so come, non so come, ma mai quest'anno alla Juventus si può aspettare di tutto. La palla proprio su, vicino al palo e Szczęsny più di quello non si poteva fare. Noi sbagliamo tutti. Tutti, e ripeto, tutti i passaggi. Non facciamo un passaggio giusto da qui a lì. Niente, ragazzi, da qui a lì sbagliamo tutto, ragazzi. Ritardiamo il passaggio. Noi avevamo sempre quel secondo in più di ritardo di passaggio. Sempre quel secondo in più, ragazzi. Non so perché dobbiamo sempre ritardare il passaggio. Se tu sei qui e sei incontro in E riparti in ripartenza davanti tutto libero. Il tuo giocatore sta qui, ok? Perché gli dai la palla quando il difensore gli arriva vicino? Dallo quel secondo prima. Ragazzi, sono tutti sbagliati. Ho fatto il calcolo di un secondo, ragazzi. Noi sbagliamo sempre un secondo. Oppure se abbiamo il compagno vicino, no, ci fermiamo, ci giriamo su noi stessi e andiamo la palla da un'altra parte, che poi la palla va fuori. Ieri quante palle lunghe abbiamo sbagliato perché non sappiamo fare i cross. E quindi qui, oltre ad Allegri, ragazzi, oltre ad Allegri, sarebbe da mandare via metà squadra. Di Maria via, Rabiot purtroppo va via, se noi fa rinnovo, ma non abbiamo i soldi. Paredes dovrebbe andare via, anche se mi dispiace, ok, ragazzi. Molto probabilmente andrà via Vlahovic. Non mi dispiace più di tanto. E noi cosa facciamo? Ci teniamo Bonucci, Alexandro, Cuadrado. Oh, questi tre qui devono andare via, ragazzi. Soprattutto Alexandro e Bonucci. Via, via. Che cazzo li teniamo a fare? Hanno avuto il rinnovo, non mi frega niente. Li sbatti in tribuna. Vediamo poi se vogliono rescissione del contratto. Li metti fuori rosa. Ok, vediamo cosa fanno loro. Ok? Che loro vogliono giocare, allora li metti fuori rosa oppure li vendi in Serie B a qualcun altro o alla Cremonese. Basta, non possiamo avere questi giocatori nella nostra rosa, ragazzi. Non possiamo averlo. Come un altro è Miretti, via di qua. Possiamo vendere anche Kostic, via. Abbiamo Lin Junior, mettiamo dentro questi cazzo di giovani. Abbiamo Lin Junior, abbiamo Fagioli. Speriamo che si riprenda bene. Abbiamo Mandragora che deve tornare da noi. Abbiamo Cambiaso. C'è Yıldız. Mettiamolo in prima squadra. Miretti non lo voglio più. Comunque, però, abbiamo anche Barbieri. Ragazzi, dobbiamo ripartire dai giovani perché la Juventus si è messa male economicamente per quel cazzo di
del duo Paratici Agnelli, con cui la cazzo di Superlega e Paratici che ha sbagliato tutti gli acquisti che ha fatto con quegli stipendi onerosi di merda. Vedi, guarda, gli ultimi, basta vedere Kulusevski, basta vedere Locatelli, basta vedere McKennie, Arthur. Che fine hanno fatto? Boh. L'unico che gioca Locatelli, ma Locatelli, ecco ragazzi, Locatelli è un altro giocatore da mandare via, perché non sa giocare a calcio, ragazzi, non sa giocare a calcio. Io vorrei in campo 11 gatti, ragazzi, 11 gatti. Vedremo poi se si gioca meglio. Quindi ragazzi, dobbiamo mandare via tutti i giocatori forti, via, dobbiamo cercare di risanare questa società. Perché siamo messi male veramente, anche con l'esclusione delle coppe, ragazzi, siamo messi male ancora, ok? Quindi, ragazzi, dobbiamo continuare a sfoltire la rosa, ripartire da giovani. Noi non possiamo giocare competizioni come Europa League, addirittura, o Champions League, addirittura, neanche la Superlega. Quindi, ragazzi, lasciate perdere questa cazzo di Superlega, che non so quando ripartirà e se ripartirà, perché tutti dicono, ecco, la Superlega. Intanto iniziamo ad essere persone, squadra più umile, ok? Più umile, e iniziando a giocare a calcio dalla prossima stagione con un nuovo allenatore, con un nuovo DS, con nuovi giocatori molto più giovani. Ripartiamo da zero, come era con l'anno di Conte, e si riparte da lì, ragazzi. Perché non possiamo cercare sempre di andare più avanti, andare in Champions League, non abbiamo le possibilità, poi facciamo delle figuracce europee. Bisogna ripartire da zero, ragazzi. Ripartiamo da zero, calma, ci vogliono 3-4 anni, 3-4 anni da zero, e comunque che nella società ci siano persone competenti, perché anche se, ripeto, le plusvalenze non sono reato, ok, ci hanno messo in mezzo per la Coppa della Superlega. E poi perché Paratici, sempre Paratici diceva: noi la Consob ci agiamo come ci parla noi, la Lega Calcio ci facciamo come ci parla noi. E quindi sono cose che non sono penalmente perseguibili, ma però purtroppo la giustizia sportiva contro la Juve trova sempre qualcosa. Adesso deve anche la manovra stipendi, che non c'è niente di, neanche lì non è slealtà sportiva, ma si parla di errore amministrativo, e quindi l'unica roba potrebbe essere soltanto multa. La sportiva non c'entra una mazza con la manovra stipendi, però loro hanno voluto mettere dentro, e quindi vediamo adesso il 15 giugno come andrà a finire. Comunque ragazzi, dobbiamo capire che anche con l'Udinese ormai la partita è persa e non serve a niente, ragazzi, ormai avevamo una piccola speranza con il Milan, ma l'abbiamo buttata alle ortiche. E quindi ragazzi, niente, ormai dobbiamo soltanto pensare alla prossima stagione. Sappiamo che riparteremo dalla Conference League, o forse anche meno, forse partiremo da nessuna coppa, e dobbiamo fare il campionato da squadra umile, giovane, consapevole, e con una dirigenza che ogni tanto si faccia sentire, perché Elkan in questi mesi non si è mai fatto sentire, se non per dire: ho parlato con Allegri e dopo queste ultime due partite farà il massimo. Oggi voglio vedere se dopo la partita di ieri con il Milan persa ancora, se Elkan starà ancora zitto, oppure se dirà: va bene, Allegri, dai le dimissioni e noi ci troviamo un nuovo allenatore da subito. Ragazzi, che dire? Niente, fino alla fine, sempre forza Juventus, quello non muore mai, ragazzi. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.